Si parla spesso dei benefici del massaggio, dei vantaggi, dei risultati terapeutici che porta e si parla spesso anche dell'impatto che il cliente ha e dei risultati tangibili che può ottenere sul piano psicofisico. Ma non si parla spesso dell'operatore che riveste un ruolo fondamentale affinché il trattamento possa essere eseguito in maniera efficace. Vediamo tre punti fondamentali. 1. La comunicazione. Col massaggio inizia una comunicazione silenziosa tra il massaggiatore e chi gli sta di fronte. L'unica realtà esistente in quel momento è il corpo dell'altro, che parla attraverso il calore, l'elasticità, il colore, lo spessore della pelle, la tensione, la morbidezza o la rigidità. Le mani dell'operatore, mentre toccano ogni parte del corpo, comunicano e parlano a livello sottile con queste parti. Magari incontra il collo rigido, ecco, questo è il collo teso, poi va verso il ventre, magari sofferente, ecco qui il tuo ventre, poi incontra la mandibola rigida, ecco la tua mandibola, poi i piedi freddi o caldi, eccoli qua. È come se il massaggiatore facesse da specchio ed il massaggiato, potesse vedersi e riconoscersi. L'operatore fa da tramite tra il cliente e la sua presa di coscienza di avere un corpo, come se capisse che esistono delle parti del corpo a cui prima non faceva caso. 2. Respirazione. La respirazione dell'operatore deve essere libera, spontanea e sincronizzata, se è possibile, con quella del cliente. Il massaggiatore attraverso il trattamento impara a respirare lui per primo e contemporaneamente insegna a respirare al cliente, sempre tramite la legge dello specchio e della connessione che si crea durante il massaggio. 3. Linguaggio. Durante il massaggio non c'è solo la tecnica, così il trattamento perde valore perché diventa meccanico e tutto uguale. L'operatore invece impara ad ascoltare i segnali del corpo, i bisogni profondi dell'altro, i suoi blocchi, i suoi dolori, entra cioè in totale empatia, così che il massaggio diventi una fase che va al di là del contatto fisico, che smuove sentimenti ed emozioni più profonde. Tirando le somme, è importante dunque scegliere bene l'operatore e che abbia prima fatto un buon lavoro su di sé, in modo da approcciarsi al meglio al cliente e trasmettergli tutta la sua professionalità ed una cura efficace. Se vuoi un massaggio antistress con un operatore e queste caratteristiche e non solo, scrivimi in privato per prenotare il tuo trattamento. A presto, ciao!